see, and there is a world we can always be. If there is a kiss I stole from your mouth. Meravigliosa, meravigliosa, che sfuma, no? Così gli U2 qua su Radio Roma Futura. E insomma è calato anche un po' il silenzio, perché dopo una canzone meravigliosa come Song for Someone, insomma c'è poco da dire. Comunque noi andiamo avanti per l'ultimissima parte di trasmissione, mezzanotte e 41. Stiamo recuperando qualche minuto, abbiamo iniziato insomma un paio di ore fa. Allora, sarà, cioè, la domanda, anzi la formulo in maniera diversa: che giornata sarà questa 29esima giornata di Serie A? Punto interrogativo, mentre mi dissedo un attimo, visto che devo dire la verità, insomma, da solo non è così facile, no? Qua la famiglia di Club de Football mi ha completamente abbandonato. Io saluto anche il nostro Davide Moroni e Moro, saluto Maxi Morgante che stasera non è potuto intervenire, saluto Davide Di Cosmo, anche lui mi ha lasciato queste le giocate, e insomma saluto anche tutti gli ascoltatori, saluto un po' tutti. Intanto bevo un goccino d'acqua perché c'è la gola secca, no? Questo è inevitabile per un telecronista, insomma un radiofonico, ecco, diciamo in generale un radiofonico che parla tutto il tempo, insomma chi poi fa radio può capire, o chi ha fatto radio. Allora, mezzanotte e 42, dicevo, volevo anche ringraziare insomma i ragazzi che ci stanno ascoltando, che stasera siete in tanti. Ma la domanda che ho proposto è una sola: che giornata sarà questa di Serie A? Insomma, una giornata interessante secondo me, perché la Juventus ha vinto, quindi le altre squadre sono costrette a questo punto, che inseguono, a vincere. Una su tutti è il Napoli. Palermo-Napoli sicuramente è una partita da seguire fino all'ultimo. Il Napoli comunque con Higuain cercherà la vittoria. Però il Palermo sarà comunque una squadra che cercherà di... tra l'altro tutto questo polverone che si è alzato con Zamparini che si voleva dimettere, no? Novellino, Iachini che si è dimesso, insomma un polverone terribile. Il Palermo ha cambiato tantissimi allenatori, cercherà di ostacolare il Napoli. Tra l'altro questo ragazzo Luca che ho salutato, che è mio collega di CNO Web TV, lui che è un tifoso del Napoli questo è tifosissimo del Napoli, come tanti sono tifosi del Napoli che ci ascoltano, però comunque ecco, ci sono buone possibilità che il Palermo comunque, dopo aver perso contro l'Inter, perde anche contro il Napoli. Un Napoli che deve vincere assolutamente, come deve vincere anche la Roma. Una Roma che va a giocarsi la Udine contro una Udinese che invece è una squadra in crollo, diciamo così, e quindi vedremo come andrà a finire. Poi per le altre partite abbiamo la Fiorentina che comunque è in netto calo, se la giocherà contro l'ultima della classe, il Verona. Per quello che riguarda invece le altre, non mi sento di dire giudizi, tranne forse l'Inter, ma semplicemente perché l'Inter comunque, giusto due parole, è una partita importante da vincere per l'Inter, dopo aver vinto contro il Palermo. Quindi Inter-Bologna da seguire, sicuramente domani sera. E poi due parole anche volevo spenderle per questa Serie B. Questa Serie B che è sempre veramente più deludente, stasera il Crotone addirittura ha perso 3-0 questa sera sul campo del Brescia, un Brescia che comunque sì, ha meritato, ma attenzione perché il Crotone è rimasto in 10, ma tu sei una prima della classe, non puoi andare a perdere sul campo del Brescia, cioè, questa è follia secondo me. Poi domani il Cagliari ha tutte le carte in regola per poter riscavalcare di nuovo il Crotone, ma dietro è una pena, perché poi il Pescara giocherà col Novara questa sfida difficile che insomma faccia a faccia.
Salernitana-Lanciano, sfida di bassa classifica. Insomma, ci sono varie partite carine, però hanno tutte paura di perdere. E quando la paura fa 90, i gol non arrivano. E quindi una Serie B che diventa anche un po' noiosa, no? Diciamo così, un po' noiosetta questo. Questo è poco ma sicuro. Allora, mezzanotte e 46, io direi che possiamo anche andare in chiusura di questa nuova puntata di Club de Football. Io inizierei con un grande applauso a tutti coloro che ci hanno ascoltato, che sono stati all'ascolto, a tutti coloro che ci seguono con passione ogni Friday night, ogni venerdì, siete veramente tanti. Un grande applauso prolungato va a voi. Anche stasera numeri veramente da capogiro, numeri alti per quanto riguarda gli ascolti. Volevo ringraziare anche tutti gli ascoltatori del gruppo, gli amici di Club de Football che ci seguono con tanta passione, tanti like ovviamente. E poi volevo salutare anche tutti gli amici di Radio Roma Futura, sempre che seguono la pagina ufficiale www.radioromafutura.it per il podcast. Mi raccomando, per risentirla la puntata di questa sera. Saluto David Di Cosmo, un applauso con le sue scommesse, che è stato, anche se non è stato qua fisicamente, intervenuto. Un abbraccio caloroso a Maxi Morgante, che purtroppo anche lui non è intervenuto. A Davide Moroni, che non c'è da due settimane, desaparecido, caro Davide mio. Questa è ammonizione, anzi doppia ammonizione, espulsione del nostro Moro quasi, attenzione, no, vabbè, scherzo. Scherzo, però comunque Moro tornerà presto con noi, ne sono sicuro, sono fiducioso per questo. Sì, ridiamo sulle disgrazie altrui, ecco, qua nel salotto di Radio Roma Futura. Allora, mezzanotte e 47, davvero tutto. Io volevo ringraziare ancora tutti voi e dare appuntamento alla settimana prossima con Club de Football. Fate un buon weekend, mi raccomando, fate i bravi e restate sempre sulle frequenze di Radio Roma Futura. Il palinsesto poi continuerà anche dalla settimana prossima, sì, Club de Football continua, ma continueranno tutte le trasmissioni, quindi mi raccomando, continua il palinsesto, state sempre qua collegati con noi e insomma è davvero tutto. Io vi do una buona notte, fate un buon weekend, buona settimana da Federico e il Pampa Sozio qua su Radio Roma Futura. Ciao a tutti ragazzi. In the street.